Questo video è offerto da in diretta dallo stadio Menti di Castellammare. Abbiamo con noi probabilmente uno dei migliori in campo in casa Juve Stabia, un gol bellissimo nel primo tempo con un pallonetto al portiere in uscita, un po' la Batistuta che io credo che tu ricordi come un po' come idolo della tua gioventù, e però purtroppo non è valsa la vittoria oggi, tanto rammarico come a Salerno. Sicuramente sono contento per il gol che per me è importante in Isabella l'anno. La partita l'abbiamo dominata al primo tempo cercando di riuscire di chiudere in area di rigore, dovevamo fare 3-4 gol e non ce l'abbiamo fatta. Poi al secondo tempo abbiamo preso 2 gol, quindi è una partita un po' strana. Secondo me meritavamo tranquillamente 3 punti, cerchiamo di ripartire bene da sabato. Samuel, come a Salerno, appena hai avuto una punta vicino la squadra ha girato meno bene, nel senso col cambio di Lepighi sia a Salerno che oggi la squadra ha girato meno bene, è chiaro non si può reggere a quei ritmi dei primi tempi sia a Salerno che oggi come ha fatto la Juve Stabia, però è chiaro che col 4-2-3-1 questa squadra corre diversamente che con altri moduli. Beh, sicuramente con 2 punti giochiamo diverso, perché con Ciccio mi metto io dietro, senza c'è Bomba che è più centrocampista e quindi mi aiuta un po' di più. Però sono partite, magari oggi abbiamo fatto meglio con una punta sola, prima avevamo fatto meglio con 2 punti, quindi son casi. Ha girato anche un po' storto, diciamo la verità, perché quelle 2 traverse gridano un po' ancora vendetta, ecco, per questa Juve Stabia. Beh, il calcio è questo, a volte ci va bene, a volte male. Ecco, quanti sono comunque i rimpianti? Perché appunto, come dicevi tu poc'anzi, prima dei 2 gol Benevento aveva tirato una volta in porta. È un peccato, perché poteva essere un punto da Salernitana, però come ho detto siamo lì ancora, quindi ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di vincere. Samuel, a questo punto arriva, cioè, questa è già una delle partite di queste 4 che sono molto molto dure, arriva il Catanzaro, poi si va a Matera e poi arriva la Casertana. È il momento decisivo di questo campionato per la Juve Stabia secondo te? Ma questo sicuramente, perché fare vittorie è sempre importante, ci manderebbe in un punto di situazione buona che poi arrivano squadre un po' più deboli sulla carta e quindi cerchiamo di fare più vittorie possibile. Alla fine con questa sconfitta cambia ben poco, perché 4 sono i punti di distacco dalla prima, poi c'è tutto un giro di torno da giocare, adesso sarà importante, ecco, recuperare mentalmente dopo questa sconfitta. Ma più che altro è importante vincere, poi mentalmente stiamo bene, si vede sul campo e le sfondiamo le squadre, quindi cerchiamo di fare risultato a Catanzaro che è primaria cosa e poi vedremo. Ecco, secondo te alla luce di questo turno infrasettimanale, il tornare a giocare sabato potrebbe essere penalizzante, magari la Lega poteva far giocare tutte domenica? Magari era meglio giocare ieri, non giocare martedì, però cambia poco, dai, va bene. Samuel, possiamo dire che questa Juve Stabia, insieme a quella di Salerno, forse quella di oggi insieme a quella di Salerno, è stata la migliore del campionato per un tempo? Secondo me il primo tempo sì, è stata la migliore.